E ben ritrovati ancora alle Fonti Closing Bell. Ultima mezz'ora di questa seduta. Do il benvenuto ad Andrea De Gaetano, analista indipendente. Buon pomeriggio, Andrea, grazie per essere con noi. Grazie a voi per l'invito e buon pomeriggio a tutti. Andrea, iniziamo naturalmente da questo fermento che c'è sul comparto bancario. Ti chiedo innanzitutto se, a tuo avviso, questa sarà la volta buona per un ennesimo matrimonio, ovviamente dopo i mille matrimoni che ha fatto nel corso della propria storia Intesa San Paolo, perché effettivamente Intesa è una storia di tanti matrimoni. Vedo che il governo, dopo appunto quello che è uscito, è emerso dopo la conferenza stampa di Franco e Draghi, è molto pro merger e acquisizione. Appunto per poter rendere le banche italiane più competitive a livello europeo. Allora, diciamo che questo tema, intanto il comparto bancario è un comparto che sta andando molto bene, è favorito da quello che sta succedendo sui tassi di mercato, quindi rendimenti a rialzo, tassi a rialzo, le banche giovano, beneficiano di questo tipo di scenario. Il tema delle merger acquisition è ovviamente di grande attualità, dove abbiamo già visto diverse acquisizioni in Italia. E c'è una doppia valenza, cioè c'è da un lato un fatto proprio delle banche, che quindi hanno bisogno di fare delle economie di scala, quindi accorparsi per risparmiare i costi ed essere più competitivi, e dall'altro lato c'è un fatto anche, siccome, regolamentare, dove ovviamente a livello governativo e di organi di controllo è più facile controllare un numero ristretto di società. E quindi andare a creare degli accorpamenti e dei poli più isolati e più raggruppati fra loro è meglio che avere tante piccole società da controllare. Questo ovviamente per quanto riguarda Banca d'Italia e Consob. Quindi, secondo me, sicuramente, è un tema sono tutti temi da seguire con grande attenzione, con a mio avviso un'enfasi particolare su quello che è il mercato italiano, dove rispetto a quello che sta succedendo negli Stati Uniti, abbiamo ancora dei prezzi che sono rimasti indietro per un contesto italiano penalizzato negli ultimi anni, che invece con il governo Draghi diventa più rassicurante per gli investitori esteri e ha dei prezzi anche più convenienti rispetto a delle valutazioni più convenienti rispetto a molti competitor esteri. Quindi questo, secondo me, è un po' il quadro che spiega questi scoppi di volatilità anche positiva legati alle fusioni e acquisizioni. Allora, invece ti chiedo ecco un parere su Piazza Affari e non soltanto, anche un pochettino le borse europee, poi ci spostiamo se va anche negli Stati Uniti, giusto per capire se ecco, qual è la direzione d'ora in avanti. Non si capisce bene se questa fase di vendite sia terminata o se questa fase di rimbalzo proseguirà. Sicuramente non oggi, questo mi sembra anche abbastanza chiaro, però in generale qual è la direzione d'ora in avanti a tuo avviso? Sì, allora, secondo me il contesto, gennaio è stato uno dei gennai peggiori per i principali indici di borsa dal 2008-2009. Quindi c'è stato questo scoppio di volatilità con dei cali che non si vedevano appunto dal 2008-2009 tra apertura del mese e minimi raggiunti. Questo normalmente per quanto ovviamente valgano queste considerazioni, però è un segnale, a mio avviso, di maggiore volatilità, che ovviamente non è fatto su arte divinatoria, ma su dei dati che sono cambiati negli ultimi mesi. Il primo dato è questa inflazione persistente che continua a sorprendere a rialzo, e abbiamo visto sia in Europa un'inflazione al 5,1, quindi salita un po' oltre le aspettative della BCE, e addirittura al 7,5 con un'inflazione core negli Stati Uniti. Il dato è uscito ieri. E questo, secondo me, è un po' il fil rouge del mercato. E dall'altra parte c'è stato questo repricing molto forte della parte a breve termine bond governativa, soprattutto negli Stati Uniti, però che poi ha influenzato ovviamente anche il resto del mercato. E questo cosa vuol dire? Vuol dire che i tassi a breve termine, cioè il mercato sta scontando una serie di rialzi sui tassi a breve termine, 5-6 tassi, c'è una certa anche volatilità su quello che succede in base a quello che dicono gli esponenti della Fed. Ballard ieri ha influenzato il mercato, appunto parlando addirittura di tassi all'1 per possibilità di tassi all'1% per luglio, quindi molto aggressivo. E questo ovviamente dice una cosa semplice, che per le aziende di fatto costerà di più finanziarsi, e questo
è una voce di costo in più. L'inflazione che sale è un costo che pesa sui consumi, quindi i consumatori, abbiamo visto oggi il sentimento del consumatore che invece ha deluso per l'ennesima volta, ed il sentimento del consumatore usa il 6,1% contro il 67,2% delle previsioni. Ovviamente la vita costa di più, la gente tende a spendere meno, e questo è un po' un'ombra sul futuro economico, quindi inflazione e consumatori più deboli fanno pensare che potrebbe esserci un rallentamento improvviso della crescita, e questo l'abbiamo visto anche nelle scorse settimane con dei dati sulle vendite al dettaglio deludenti in Cina e negli Stati Uniti. Quindi questo, secondo me, è tutta una serie di elementi che fanno pensare a una maggior prudenza, quindi l'opportunità di essere più prudenti sul mercato da qui in avanti. E quello che era il cosiddetto buy the dip, quindi comprare gli affondi del mercato, a mio avviso potrebbe essere un vendere sui rimbalzi, quindi andare a vendere piuttosto, a alleggerire le posizioni sugli strappi a rialzo che il mercato prova ancora a fare, perché abbiamo visto che dal bottom di gennaio c'è stata una fase rialzista e tentativo di rimbalzo e di lateralizzazione che vediamo ancora adesso, e a mio avviso questi tipi di strappi possono progressivamente essere sfruttati per andare ad alleggerire delle posizioni dove si è più carichi, proprio perché questo contesto che vediamo di tassi a rialzo, possibile diminuzione del bilancio delle banche centrali, che si riflette poi sulla liquidità del mercato, quindi il mercato sta diventando un po' meno liquido, secondo me spingono a essere più cauti. Detto questo, ecco, se si vanno a vedere poi cioè quello che effettivamente hanno fatto le banche centrali, quindi abbiamo un'inflazione al 7,5%, i tassi di fatto in America sono ancora zero, e anche se li rialzassero all'1 o all'1,5% sarebbero tassi ancora bassi, e abbiamo visto che c'è per fortuna un abbrivio, un'onda ancora positiva rispetto alla crescita che si è vista l'anno scorso. Quindi ho visto stamattina i dati su UK, davano il balzo del PIL più forte nel 2021 dal 1941, abbiamo visto dei dati simili in Francia per esempio, e anche negli Stati Uniti abbiamo visto una crescita economica che non si vedeva dagli anni di Reagan. Quindi c'è ancora un lato positivo per cui i mercati potrebbero ancora provare a ritestare, se non i massimi, comunque provare a riavvicinarsi ai massimi su questa, diciamo, questo abbrivio che hanno avuto l'anno scorso. Però da un punto di vista strategico ci sono, secondo me, una serie di segnali che fanno pensare a una riduzione degli utili da parte delle aziende, quindi costi delle materie prime più alti, costi dell'energia alti, costi di finanziamento più alti. Sì. Quindi direi che questo è un po' il mio punto di vista. Quindi a livello operativo cosa faccio? Cioè, quindi pur in parte delle coperture, che appunto o si alleggerisce oppure si fanno delle coperture quando ci sono questi strappi a rialzo, in parte secondo me iniziano gradualmente a esserci delle opportunità anche sui bond. Abbiamo visto sia sui corporate bond sia sui bond governativi dei veri e propri tracolli, e in realtà se andiamo a vedere la parte lunga della curva anche italiana è in realtà da circa un anno che i bond hanno iniziato a scendere, e quindi secondo me si crea la classica situazione che potrà essere sfruttata nei prossimi mesi di bond che per fortuna iniziano a rendere un po' di più, non proteggono dall'inflazione ma sono meno volatili dell'azionario, e quindi fare il classico switch graduale dall'azionario ai bond. Ecco, infatti questa sarebbe stata la mia prossima domanda. Abbiamo assistito a delle vendite importanti sul comparto obbligazionario sia negli Stati Uniti che in Europa. Poi ormai è la new normal vedere il decennale tedesco in territorio positivo, e cioè rendere qualcosa, per quanto sia un rendimento dello 0,2%, che non è troppo attraente. Però ecco, che cosa indicano questi movimenti del comparto obbligazionario, almeno qual è la tua interpretazione? Ma appunto direi che la cosa tipica, quello che sta succedendo è il seguente scenario: cioè prima hanno iniziato a scendere i bond a lunga scadenza su paura dell'inflazione, quindi i bond a lunga scadenza hanno già riprezzato in maniera molto importante, i BTP tra i 10 e i 15 anni, per non parlare di quelli lunghissimi, hanno perso un'enormità, circa 10 figure il BTP italiano, poi a seconda delle varie scadenze, però sulla curva decennale più o meno è quella l'entità, sul 2067 italiano circa 30 figure dai massimi, quindi anche un pochino di più, quindi parliamo veramente di veri e propri tracolli su bond a lunga scadenza. E poi il mercato adesso, con le prospettive di rialzo dei tassi, sta facendo
pian piano la stessa cosa sulle scadenze brevi, cioè aspettandosi delle banche centrali meno accomodanti, che quindi dovrebbero iniziare a alzare i tassi. Questo movimento lo vediamo sia sui future sui Fed Funds in America o i future sui tassi a breve europei, e sia ovviamente sui tassi, sui bond fisici, quindi sulla parte spot del mercato, quindi con dei cali abbastanza notevoli che abbiamo visto ad esempio sulle scadenze 1-2 anni. In America appunto uno dei movimenti più forti è stata fatta proprio sulla curva 2 anni, che ha avuto un irripidimento notevole, proprio perché da anni si era abituati a vedere i tassi a zero, quindi i bond anche a 2 anni avevano rendimenti negativi o bassissimi. Adesso si inizia finalmente a vedere un segno più, quindi siamo a 1,58 per esempio sul 2 anni americano, e a settembre 2021 era al 0,20 il rendimento, quindi quasi 8 volte di più oggi in pochi mesi. Ecco, quindi questo ovviamente, ecco, dicevamo prima, sono rendimenti che, se paragonati al 7,5 dell'inflazione, sono bassi, però da un punto di vista tattico, quindi di breve termine, possono secondo me iniziare a offrire delle opportunità. Cioè, qualcuno ha dei titoli in portafoglio azionari in dollari, se dovesse decidere di venderli e metterli sul breve termine, adesso secondo me potrebbe iniziare a aver senso, perché il movimento è stato esplosivo, così forte, un sell-off così forte non si vedeva da decenni sull'obbligazionario, e quindi andare gradualmente a posizionarsi anche sulla parte breve per usare impiegare della liquidità, inizia a avere quantomeno a livello nominale un segno più davanti. Ecco, per quanto concerne i bonds, ovviamente questa è stata anche un po' una reazione dopo le dichiarazioni delle banche centrali, e ieri, fra le altre cose, in tarda serata abbiamo sentito le dichiarazioni di James Bullard, il governatore di Fed St. Louis, che ha detto che è favorevole ad un rialzo di un punto percentuale entro la riunione di luglio, e cioè vuol dire più o meno a metà anno. A tuo avviso è un approccio troppo aggressivo o meno? Perché effettivamente, se ci pensiamo, lui è stato accusato di essere molto aggressivo e poco attento, poi dall'altra parte però siamo in una situazione in cui gli Stati Uniti hanno inflazione del 7,5% e un quantitative easing che prosegue, che è una cosa, diciamoci la verità, abbastanza anomala, con tassi ovviamente sui minimi storici. Ecco, qual è la tua interpretazione di questa situazione? Cioè, ti senti di accusare James Bullard di essere poco attento, di essere stato poco attento? Ma allora, intanto io non mi sento di accusare nessuno, però direi che... Che peccato realtà... però che non partecipi sui litigi su Twitter, Andrea, dovresti esserci anche su Twitter, solo su LinkedIn io. Dovrei farlo. Allora, porto subito un dato che ho visto cambiare in maniera fortissima da ieri a oggi. Cioè, ieri c'è un tool molto utile che è Fed Watch Tool, che serve per andare ad avere un colpo d'occhio immediato sulle probabilità di rialzo dei tassi nelle prossime riunioni della Fed. Allora, ieri, quindi prima del discorso James Bullard, c'era una probabilità apprezzata 50% di un rialzo dei tassi già a marzo. Adesso i tassi sono nel corridoio 0,025% per i Fed Funds a breve, e ora c'erano 50% che i tassi venissero alzati tra 0,25 e 0,50 il 16 marzo, e 50% che invece venissero alzati a 0,50-0,75. Dopo il discorso di Bullard, la probabilità si è alzata al 69% già a marzo di un rialzo dei tassi allo 0,50-0,75%. Quindi cosa vuol dire? Vuol dire che basta ormai una parola di un membro della Fed per andare a sconvolgere e a muovere tantissimo quelli che sono i tassi a breve, cosa che abbiamo visto immediatamente riflessa nelle probabilità. Quindi io direi che chiaramente la dichiarazione è stata aggressiva, e lo si è visto a livello di impatto sul mercato, perché sennò non avremmo visto un cambiamento così forte già dalla prossima riunione. Parlare di tassi all'uno con l'inflazione al 7,5% mi sembra assolutamente ragionevole. Con un'inflazione intorno al 4,5-5% nel 2007-2008 c'erano i tassi al 4,5-4,5%, 5,25 a seconda del periodo del 2007, quindi avevi i tassi che erano 20 volte superiori a quelli che sono adesso, con un'inflazione più bassa di quella che abbiamo adesso. Quindi io trovo che tutto sommato possa essere anche utile dal punto di vista delle banche centrali dare qualche scossone al mercato, anche per testare le reazioni,
parlando peraltro di tassi che sono storicamente ancora molto bassi per quello che è il livello di inflazione. Ultimissima domanda prima di lasciarci, che cosa possiamo attenderci invece ecco, dall'euro-dollaro, che stiamo vedendo anche lì tantissima volatilità, praticamente attualmente non c'è un mercato dove non ci sia, dove non regna la volatilità. L'euro-dollaro torna a quota 1,1405, si può fare una qualsiasi previsione di medio termine o allo stato attuale è impossibile? Ma allora, diciamo che è un periodo molto difficile secondo me sull'euro-dollaro per un motivo, perché paradossalmente è vero che ci sono stati dei movimenti bruschi sull'euro-dollaro, quindi anche questo si è mosso per esempio durante la conferenza di Christine Lagarde, c'è stato un immediato repricing di bond e di euro che sono andati subito a scontare dei possibili rialzi sull'euro, rialzi dei tassi sull'euro, e quindi il cambio euro-dollaro subito è salito come abbiamo visto, quindi era in area 1,11, siamo in area 1,14, quindi questo il movimento di breve l'ha fatto. Poi se andiamo a vedere in un'ottica un pochino più di medio periodo, vediamo che in realtà sono ormai mesi, perché è da, diciamo, da novembre che il cambio euro-dollaro sostanzialmente è in 2-3 punti, 2-3 figure, quindi in realtà meno di circa 2 punti percentuali di trading range, quindi in realtà è molto, molto ristretto per un cambio così importante, e quindi questo fa pensare che potrebbero essere, cioè la situazione tipica in cui poi possono esserci degli scoppi di volatilità. Quindi io direi che a livello di trading range io considero l'area 1,16, 1,16, 1,16,5 una prima area di acquisto di dollari, e viceversa il pavimento 1,11 e addirittura anche 1,10, 1,950 come un'area dove se dovesse arrivare lì velocemente potrebbe essere un'ottima opportunità per scaricare dollari o comprare euro. Fare delle previsioni più di lungo termine secondo me è difficile, proprio perché è molto difficile. Per ora io diciamo che sono un pochino più favorevole a una risalita del cambio euro-dollaro, quindi apprezzamento dell'euro, svalutazione del dollaro, proprio perché negli ultimi anni il mercato ha capito che la Fed sarebbe stata la prima ad alzare i tassi, così verosimilmente sarà, e il dollaro l'anno scorso, quindi a partire da gennaio 2021, eravamo in area 1,2350, il massimo che era stato toccato, abbiamo visto il dollaro che ha continuato a apprezzarsi fino in area 1,11 che abbiamo visto poco tempo fa. Quindi il movimento, i mercati anticipano, quindi questo è stato già scontato dai prezzi, e viceversa, ecco, se dovessimo vedere invece una BCE o che sbaglia comunicazione, oppure paradossalmente un rallentamento più forte in America, che ora sembra, diciamo, in realtà l'economia che sta andando meglio, a quel punto potremmo avere la doppia componente di sorpresa sui tassi euro e indebolimento del dollaro. Quindi la mia view di medio tende a essere più ribassista di dollaro e rialzista di euro. Grazie mille, Andrea De Gaetano, analista indipendente, grazie e buon weekend, alla prossima occasione. Grazie mille a voi, buon weekend a tutti, a presto.